come di solito alterniamo dalla banda, e che già vi ringrazio per la vostra partecipazione. E l'icona anche. Mario, forse andiamo un po' avanti così. Ma tranquillo, non ci muoio, mi sono detto che in realtà questa è la cosa là. Non ti dico la situazione. Ma la vedo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
eternamente le punto a morte della tua divina misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù Cristo. Padre, il nostro che sei in cielo, il tuo santificato, il tuo nome, prega il Aspetta un po'. E niente di no. Quando torni in casa? Tra un mese. Però quest'anno mi sono stancato e il mercato è arrivato. Non vedo l'ora che me ne vado. Thank you.
Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria. Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta tra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi Gesù ha guarito il sordo muto. E abbiamo meditato insieme come è importante il silenzio. Questi posti i nostri padri li hanno creati per vivere in un silenzio perenne. Sono posti di silenzio. Peccato che è chiusa questa abbazia. Io adesso faccio un anno esatto e nell'attesa di venire a vedere questa abbazia, perché lo sapete che io vivevo nell'abbazia gemella, l'abbazia di Pulsano, che anche oggi, l'8 settembre, è la festa dell'abbazia. E oggi finalmente la mia curiosità, diciamo, si soddisfa di vedere questa bellissima abbazia, però nello stesso tempo è un dolore vedere queste abbazie così abbandonate, invece di essere luoghi di preghiera. Vi butto così su, diciamo, senza pensare quanto è bello che questo posto ritorni a essere veramente un alveare, perché la vita monastica non è fine a se stessa. Il luogo monastico è un posto, è un alveare che accoglie tutti i feriti, i bisognosi del silenzio. Mi ricordo nell'abbazia quante persone venivano malate di rumori, malate di mille cose, arrivano con le facce stanche, dopo 2 giorni che vivono in una di queste abbazie ritornano sani. Il silenzio, il ritiro e la salvezza oggi in un mondo che vive solo il frastuono. Allora preghiamo per questo posto, perché magari un giorno, chissà, ritorni qua la vita monastica come era.
peccatori, all'ora dell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debitori. E con i tanti monaci che hanno vissuto qua, cantiamo insieme il Salve Regina, lo facciamo in latino, come era solito dire loro, cantavano, no? Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolce. Saluto tutta la cittadinanza di Peschici, così amata, così diciamo piena di fervore, di fede, che quello che diciamo lo dobbiamo continuare, portare avanti, non per mantenere semplicemente tradizioni, ma perché solo in Lui c'è salvezza, Lui che ci vuole guarire dalla sordità, dal mutismo, ci vuole liberare da ogni cosa che la nostra società oggi ci vuole opprimere. Allora ben sia che queste tradizioni si rimandano, perché questa è la nostra fede, alle onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E per il tuo primo anno.